Ciao, sono Elisabeth. Per donne che leggono le donne, una mia poesia. Mémé, nonna, in francese e in italiano. Mémé, Mémé a les yeux bleu ciel de son père, le pêcheur de notre île. À 9 ans, elle travaillait déjà, la petite Françoise. Elle n'a pas fait d'études, ma grand-mère, mais elle connaît tant de choses. Elle est magicienne, médecin, chef cuisinier et bien plus encore. À la maison, je la vois toujours avec sa blouse bleu foncé. Mémé a eu beaucoup d'enfants. Parfois, nous nous réunissons tous. Pour Pâques, elle prépare le casadiel. C'est le bonheur. Quand j'étais petite, elle m'emmenait promener Mémé et chanter des berceuses en napolitain. Elle me prenait dans ses bras robustes et aimants. Elle disait le chapelet. Et la vie s'écoulait, heureuse. Nonna. Nonna ha lo sguardo azzurro di suo padre, il pescatore isolano. A 9 anni lavorava già la piccola Francesca. Non ha studiato, mia nonna, ma conosce tante cose. È una maga, un medico, uno chef e tanto di più. A casa la vedo sempre con il grembiule blu. Nonna ha avuto tanti figli. A volte ci ritroviamo tutti. Per Pasqua prepara il casadiel. E felicità. Quando ero piccola mi portava a spasso la nonna e cantava Ninna Nanni in napoletano. Mi prendeva nelle sue braccia robuste e amorevoli. Recitava il rosario e la vita scorreva allegra. Ciao, sono Pina. Per donne che leggono le donne. Il racconto, Il bicchiere mezzo pieno, di Pina Dello Jacovo. Un ennesimo litigio con Luigi aveva ridotto Martina a uno straccio. La lasciò sbattendo la porta dicendo che non sarebbe più tornato. Non era questo a preoccuparla. Tempo un paio d'ore e l'avrebbe chiamata per chiederle scusa. La sera, come sempre, dopo aver posto la sua 24 ore sulla scrivania, si sarebbe avvicinato a lei dandole un bacio appassionato per tranquillizzarla. Come a voler dire, sai che ti amo, basta solo che fai quello che voglio io. Rimase seduta in cucina con la testa tra le mani a chiedersi il perché continuasse a subire quella situazione. Quando conobbe Luigi, aveva da poco compiuto 30 anni. Rimase affascinata dal suo modo di essere, brillante, intelligente, di ampie vedute. Si mostrò da subito molto innamorato e premuroso nei suoi confronti. Insomma, l'uomo ideale. Riusciva a conquistare tutti. La convivenza nacque quindi spontanea. Con il tempo però era diventato sempre più geloso. Tutti i suoi amici e perfino i suoi parenti costituivano un ostacolo alla loro unione. Non era più libera di frequentare nessuno. Tanto meno di decidere. Nel giro di pochi anni si era formato il vuoto attorno a lei, non viveva più. Al lavoro era sempre più taciturna e diventava aggressiva per nulla, lasciando tutti di stucco. La madre le diceva di non drammatizzare. In fondo Luigi era una persona affidabile, di ottima famiglia e l'adorava. Spesso le ripeteva: non si può avere tutto nella vita, devi guardare il bicchiere mezzo pieno. Quella volta però sapeva che era diverso, non voleva sentire ragioni. Era arrivato il suo anno zero, da lì sarebbe ripartita. Riempì la valigia del necessario, si guardò intorno senza rimpianti. Aveva iniziato a lavorare sin da giovane, riuscendo a mettere da parte un bel gruzzolo. Decise di partire, non sapeva ancora dove andare. L'idea era quella di vivere per un po' in una casa di montagna, nascosta nel verde, lontana dal mondo. Poi avrebbe pensato a mettere in pratica il suo sogno, quello di aprire un negozio di estetista. Aveva acquisito una buona esperienza nel settore, per fortuna. A quell'ora, pensò, di solito Luigi rientrava. Non vedendola si sarebbe agitato. Infatti squillò il cellulare. Chiuse la chiamata. Non era pronta. Gli avrebbe dato spiegazioni con una lettera o un messaggio. Ciao,
Sono Serena Rossi e leggerò una mia poesia per il progetto Donne che leggono le donne. La mia poesia dal titolo Di una vita che riprende. Corri, inciampi, arranchi, ma non cadi. Canti, urli, ingoi il lamento, ma non piangi. Senza lacrima alcuna cammino sulla laguna. Attimi passati. Di una vita che riprende lenta, dove non sai, dove non vuoi, dove non puoi. Ciao, sono Giovanna, per donne che leggono le donne, la foresta delle levatrici, da Le vite che nessuno vede, di Eliane Brum. Sono nata nel ventre umido dell'Amazzonia, nell'estremo nord del Brasile, in quello stato ancora tagliato fuori dai notiziari, chiamato Amapá. Il paese non ascolta perché ha perso l'orecchio per i suoni della conoscenza antica, per la melodia dei suoi canti. Molte ignorano le lettere dell'alfabeto, ma leggono la foresta, l'acqua e il cielo. Sono sorte dai confini di altre donne con il dono di ricevere bambini. Un sapere che non si insegna, non si spiega nemmeno, succede e basta. Scolpite da sangue di donna e acqua di bimbo, le loro mani afferrano un pezzo di Brasile. Il loro grido atavico, femminile, echeggia da quel territorio appollaiato sulla cima della carta geografica per ricordare al paese che nascere è naturale. Non dipende da nessuna ingegneria genetica o operazione chirurgica, non ha odore di ospedale. Sono donne che coniugano i verbi al plurale, abusano di pronomi collettivi, nella logica delle loro vite, l'io è straniero e non possiede privilegi. Per far nascere un bambino ci vuole pazienza, recita la caripuna Maria dos Santos Maciel, Dorica, la più anziana levatrice dell'Amapá. Più di 2000 indios sono sbarcati in questo mondo con l'aiuto delle mani piccole, quasi da bambina, di questa donna di 96 anni. A Dorica, nonna, madre, madrina di centinaia di figli fatti venire al mondo, non piace dire che possiede un dono. Il dono è così, nasce insieme a noi, non gli si può dire di no. Viaggia, accompagnata dalla sorella Alexandrina, 66 anni, che lei stessa ha assistito nel parto di 9 dei suoi 11 figli. La donna e la foresta sono una sola cosa, dice Alexandrina. La madre terra ha tutto e tutto si trova nel corpo della donna. Forza, coraggio, vita e piacere. Quando i remi solcano il fiume silenzioso, sono inseguiti dagli occhi abbaglianti dei caimani. Non c'è pericolo, loro mangiano solo cani e sandali, tranquillizza Dorica. Perciò continua a calpestare a piedi nudi il terreno per raggiungere la sua destinazione. Dopodiché si accoccola tra le cosce della donna. Alexandrina, da dietro, abbraccia tra le gambe il corpo della partoriente. Dalle viscere del corpo femminile, Dorica non strappa niente, aspetta soltanto. Preme sulla pancia della madre per far mettere dritto il bambino. Spalma sul ventre olio di tapiro, di razza o di opossum. Recita preghiere e incantesimi per consumare il mistero. Rompe la borsa delle acque con le unghie e taglia il cordone ombelicale con una freccia. O con i denti. Prendere un bambino vuol dire aspettare il tempo della nascita, spiega. I dottori in città non lo sanno e siccome non lo sanno, tagliano la donna. Per 8 giorni Dorica abbandona il suo campo di manioca. È compito della levatrice lavare, cucinare, tirare l'utero ogni mattina e ogni sera perché la donna si rimetta in salute. Le levatrici alzano dal cielo le candele, chiedendo luce per il loro mandato. Invocano la terra, il fiume e la foresta. È un discorso tra sorelle, sussurrato all'orecchio. L'immagine parla a una società sorda che ha dimenticato il cordone ombelicale che la lega a qualcosa di più grande del mondo, forgiato nel mondo. Il cerchio si scioglie e le levatrici prendono la barca per solcare i fiumi della frontiera del Brasile. Rispondono a un appello che solo loro possono sentire. Ciao, sono Enrica. Per donne che leggono le donne e tutto intorno al mare di Dominique Fortier. Camminavamo tutti i giorni, io e mia figlia, per le strade deserte di Outremont, ormai in balia dell'estate. Luce dorata e polverosa, alberi immobili. Il Mont Royal si delinea vicinissimo, ma i suoi uccelli non si sentono.
Non sappiamo ancora se resteremo qui o se andremo a stabilirci a Boston, tanto che ho l'impressione che siamo già partite ma mai arrivate. Un sentimento di incertezza che non mi abbandona mai, nemmeno nel sonno. Cerco un luogo dove fermarci, riposarci, io e lei. Interrompiamo un istante la camminata per lanciare il pane alle anatre. I piccoli crescono a vista d'occhio, sono già grossi quasi quanto la madre. Ben presto i maschi si tingeranno dei loro colori e poi, ai primi freddi, se ne andranno. Mi chiedo se sono gli stessi a tornare ogni anno. Se come i salmoni si ricordano del luogo in cui sono venuti alla luce. Mia figlia è nata a tre isolati da qui, al quarto piano del padiglione 9 dell'ospedale Saint-Justine, all'inizio dell'inverno, una settimana prima di Natale. Prima il mio tempo mi apparteneva completamente, apparteneva a me e ai libri. Oggi ogni minuto consacrato a leggere o scrivere è un minuto che non trascorro con mia figlia. Ormai la scrittura è accompagnata da una fretta e un senso di colpa detestabili. È tempo che le sottraggo, che non ritroverò, che avrei dovuto dedicarle e che non avrò mai passato con lei. Da quando è nata, mi sorprendo a pensare al futuro anteriore e al condizionale passato, tempi complicati che indicano come consideriamo le cose da un punto di vista diverso rispetto a quello di cui parliamo normalmente. Domani, visto come passato. Ieri come possibilità. Dorme. Dovrei approfittare di questo momento per scrivere, ma riesco soltanto a sciuparmi nel rumore delle onde. Vorrei stendermi sulla sabbia, restare lì finché si fa notte, lasciarmi portare dalla marea. Ciao, sono Simona. Per donne che leggono le donne di Simona Tonini. La poesia nel fondo o nel profondo. Nei miei fondi di bottiglia, che non sono i miei occhiali, ho avidamente cercato la dolcezza, ma non sono stupida. Lo so che ho trovato tragicamente solamente un fondo, profondamente vuoto, senza alcuna dolcezza né pietà. Ma ricordati che io, che come te ho un nome e una dignità, vorrei bere senza avere sete e mangiare senza avere fame. Dormire senza avere sonno e correre senza avere fretta. Nient'altro che il piacere di fare ciò che mi piace. Annusarti, sentendo la bellezza che non si vede. Ascoltarti vedendo che sei musica per me. Vederti gustandomi il tuo fantastico sorriso, gustarmi la tua presenza come se riempisse perfettamente i vuoti della mia essenza. Questa volta in un migliore profondo, quello della mia anima in pace. Per Angela. Ciao, sono Enrica Bardetti. Per donne che leggono le donne, vi leggo un mio racconto dal titolo Anna e Maddalena. A Villalba ci sono 30 anziani, 10 sono ospiti permanenti, gli altri sono temporanei e vengono dimessi dopo la riabilitazione. Dalle finestre si vedono le colline, ma Maddalena non le vede. Si trova nei sotterranei, circondata da pareti coperte per metà da arredi funebri. Di fianco alla sedia dove è seduta c'è la bara con il corpo di sua madre Anna. Non si sono mai frequentate assiduamente Anna e Maddalena. Si erano viste 6 mesi prima, quando Anna era stata dimessa dall'ospedale e aveva iniziato il periodo di riabilitazione lì. Poi Maddalena non ne aveva più saputo niente, fino a una settimana prima di ricevere la telefonata che la informava del suicidio della madre. 8 giorni fa era stata Anna a chiamarla. Maddi, ho bisogno di te. La mia felicità è nelle tue mani adesso. Maddalena l'aveva ascoltata in silenzio e più l'ascoltava, più la credine aumentava. Mentre Anna le parlava, aveva rivisto la sua triste infanzia passata aspettando una madre assente, troppo presa da carriera e serate mondane. L'aveva lasciata finire di parlare e aveva chiuso la telefonata senza darle modo di replicare. Ben sapendo che la motivazione con la quale le negava il suo aiuto era ben lontana dall'essere vera. Non ho le disponibilità economiche per aiutarti a diventare ospite fisso di Villa Alba, le aveva detto. La porta della camera ardente si apre. Un uomo entra e la richiude dietro di sé. Cammina con lo sguardo basso e appoggiandosi al bastone raggiunge la bara. Maddalena si alza, va verso il tavolo, si versa un bicchiere d'acqua e torna a sedersi. Mi
Beve piccoli sorsi e intanto osserva l'uomo che ha di fronte e che adesso stringe la mano di Anna tra le sue. Dunque era per lui che sua madre voleva chiudersi in quel posto per sempre rinunciando all'autonomia recuperata. Da non credere. Improvvisamente l'uomo solleva la testa e la guarda dritto negli occhi. Provo molta pena per lei, Maddy. Aveva tirato la carta vincente per ricucire le ferite del suo passato, ma ha preferito non giocarla. Maddalena si irrigidisce. Il bicchiere le cade di mano e va in frantumi. L'uomo non se ne cura. Bacia la mano di Anna e esce dalla stanza. E Maddalena resta sola a cercare di raccogliere i pezzi.